Ecco, siamo da Camillo il calzolaio, che sta preparando forse la tomaia per costruire un paio di zoccoli. Vediamo che cosa ci racconta Camillo. Sì, sono dietro a preparare un paio di tomaie per dare la sagoma per poi mettere sulle zoccole, sui ceppi. E così perché poi vengono, oltre a sagomate, poi vengono inchiodate e si finiscono, si mette il giretto di pelle e vengono inchiodati e sotto si mette poi la gomma. Normalmente si mette il copertone di una macchina, di una bicicletta, che ne durano di più. Io chiederei a Camillo se ci racconta qualche cosa circa i suoi attrezzi del suo piccolo mondo di lavoro. Intanto questo banco particolare, sì, questo, che in dialetto si chiamano scaramlen, com'è? Scablen. Ecco, secondo delle varie località. E cosa poi vediamo dentro? Ci sono le semenze, i chiodini. Sono i chiodini piccolini. Chiodini, poi la pece. Ah, ma questo è proprio un antico contenitore, eh? Sì, la palla, sì, sì. La mezza palla di gomma. Di gomma. Che poi ogni calzolaio ha i suoi segreti da fare la pece. Qual è il tuo? Dai, diccelo. Vabbè, pece greca, olio e cera. Ma bisogna poi fare una miscela giusta. Ecco. Senti, cosa ti serve? A cosa ti serve questa? No, questa è casuale, è un ricordo oppure un attrezzo di mestiere? È fuori da posto. È fuori da posto, servirebbe per fare i volani. Ah, perché Camillo è anche un acuto conservatore della tradizione, quanto lui recupera anche gli antichi giocattoli usati dai nonni e dai bisnonni. Vediamone, ce n'è una serie incredibile. Sì. Vediamo un po' che cosa ci racconta Camillo in questo suo lato particolare dell'attività. E comunque c'è il tambas per il volano, lì il mio paese lo chiamano il tambas. Poi c'è la fleccia, la sfrangia, c'è la trottola, la mongia, la trottolina, al mungen, al bei, il birille, yo-yo, telefono, il kirlet, che sarebbe un l'osso del piede del maiale, il carro armato, e poi ustuplet, la corda, il cerchio, e poi la mitica cirimela. La mitica cirimela, che tra l'altro questa è quella regolamentare. Questa è regolamentare. Quella che si usa ancora a Mede per le gare. Ecco, credo di aver elencato secondo tutte. No, la ciarbottana forse Qual è il tipo di calzatura che tu costruisci che ti dà più soddisfazione? No, ma tutte danno soddisfazione, specialmente quelle da bambino. Ah, sono una meraviglia. Te le fai vedere da vicino? Sì, eccole qua. Queste sono fatte a mano, sono hanno tutte le regole per la calzatura per il piede del bambino. Bellissimo. Sì. Poi ecco questo, ancora un sandaletto, ancora in forma. Così vediamo bene il sandaletto. Sì. E poi tu sai fare una cosa che io chiamo la magia, chissà se la fai proprio perché possa essere immortalata. Guarda, non tutte. Non sempre viene. Non sempre viene. Ma proviamo. Sarebbero i famosi scorzini. Adesso li preparo. E ci vuole una preparazione e il coltello un po' discreto.
Ecco, non tutte le... Però i nostri amici sono veramente delle persone eccezionali, perché non solo portano all'aperto, fanno vivere gli attrezzi, gli antichi attrezzi del museo, ma li sanno veramente usare, e questa è una cosa molto importante. Per cui quello che noi proponiamo non è una semplice fotografia che può essere così godibilissima, però arida. Loro sono proprio la realtà riproposta, perché sono veramente, hanno una manualità proprio antichissima, e anzi con i bambini è bellissimo a volte vedere come mettono addirittura in mano i bambini gli attrezzi per farli riprovare a ripercorrere gli antichi gesti e le antiche mosse per poter fare, come in questo caso, ci vuole un po' di preparazione. E non tutte le volte riesce.